Va bene, buonasera a tutti, buonasera a chi si è collegato ora. Scusate il ritardo, è colpa mia, ho inviato il link sbagliato al professore, giustamente non lo trovavo. Benvenuti quindi al nostro nuovo appuntamento della Lanterna di Diogene, benvenuto al nostro relatore, professor Giuseppe Giovanelli. Io come sempre vi ringrazio per essere ringraziato. Grazie al nostro relatore intanto per essersi prestato e per averci concesso una sua conferenza. Ringrazio i nostri ascoltatori per essere presenti anche questa sera e come sempre vi ricordo i prossimi appuntamenti, vi ricordo la pausa pasquale, quindi lunedì prossimo non ci saremo. Ci saremo invece lunedì 12 aprile col professor Ugo Pellini a parlare di storia degli alberi di montagna e poi il 19 aprile con la nostra giovane nuova segretaria della Lanterna di Diogene e oltretutto studentessa del DAMS di Bologna, ossia con Ramona Ugoletti, a parlare con una conferenza dal titolo Secondo la legge del caso, l'impiego dell'aleatorietà nella creazione artistica da Duchamp a John Cage. Quindi benvenuti di nuovo, benvenuto di nuovo, ringraziamo il professor Giuseppe Giovanelli, storico, che questa sera ci porta a un tema interessante, insediamenti e strade del Gastaldato di Bismantova, un tema molto interessante direi perché è un periodo storico, quello alto medievale in particolare tra i Longobardi e i Bizantini, forse molto poco analizzato dal punto di vista storico e poco conosciuto per il nostro territorio. Quindi io non rubo ulteriormente tempo, visto che gliel'ho già rubato sbagliando il link, non rubo ulteriore tempo al nostro relatore, vi lascio, professor Giovanelli. Bene, buonasera a tutti coloro che ascoltano. Il tema di questa sera ultimamente è stato abbastanza trattato, soprattutto come storia della montagna, storia medievale, storia in particolare nel periodo matildico, ma noi questa sera avremo uno sguardo molto più ampio. E sarà molto importante anche, secondo me, vedere come questo nostro territorio è stato compreso e usato diversamente in vari periodi. Se ci lamentiamo che ora la montagna è un po' abbandonata, probabilmente avremo delle domande da farci dopo aver visto come nell'antichità lo stesso territorio è stato usato e soprattutto per quali motivi, per quali finalità è stato usato. E la viabilità che riguarda la nostra montagna, ovviamente, è la viabilità Parma-Lucca, prima di tutto, e non secondariamente però anche la viabilità Reggio-Luni, che vengono ad incrociarsi entrambe nei pressi di quella che viene chiamata la vallata di Bismantova, anche se in realtà sono più vallate. Gran parte della materia di questa sera io l'ho già in parte trattata, direi sempre limitatamente, già a partire dal 1996 nella storia della fiera di Castelnuovo dei Monti. Lì soprattutto ho trattato il tema della viabilità Luni-Reggio, Luni-Parma e Luni-Modena. Poi recentemente ne ho trattato con altri nuovi documenti nelle lettere dalla Rocca di Minosso, soprattutto un ramo di questa strada che vedremo e che è stato in realtà trattato molto poco. Ne ho trattato ancora l'anno scorso nel libro Ospitaletto delle Alpi di Ligonchio. Ne ho trattato ancora, ma soprattutto per quanto riguarda il culto di San Michele, nel libro di Talada, terra di San Michele, e però soprattutto vi raccomando di rivedere le cose, molte cose che dirò nel libro del professor Cassone e altri, Roma in Appennino. Molti dei temi che tratto si sovrappongono appunto a questi trattati dal professor Cassone.
A chi mi chiede, mi è stato chiesto già di rilasciare un testo sulle cose che dirò questa sera. Bene, devo dire che non sono ancora pronto, è materia ancora in elaborazione. Ho delle fonti ancora che vorrei trattare e approfondire, quindi non me la sento di rilasciare un testo che possa essere definito ultimativo o quasi. Rimando comunque, oltre che a questi libri, anche a varie altre tematiche trattate, per esempio all'inizio del Novecento, fra 800 e 900, sulla storia delle ferrovie, delle mancate ferrovie della montagna reggiana. Anche questi sono tutti elementi che si rifacevano proprio al territorio come era stato usato in questa remota antichità. Abbiamo tre fattori da tenere presente per capire quello che dirò, che sono tre fattori costanti, che sono la costanza nelle antichità delle dedicazioni santorali. E questo è un tema che nella storia del Castaldato e della viabilità montana non mi risulta trattato, almeno con una certa profondità. Secondo fattore costante è quello delle confinazioni giurisdizionali. I confini sono tra le cose più lente a cambiare. Pensate che quando Napoleone deve trattare delle confinazioni, delle giurisdizioni nuove del suo impero, che cosa si rifà? Si rifà ai diplomi di Carlo Magno, proprio perché i grandi confini sono qualcosa di difficilmente mutabile e di maggiormente perdurante nel tempo. La terza costante è la costanza delle grandi vie di comunicazione. Le grandi vie sono soprattutto, seguono l'andamento del territorio, seguono le caratteristiche del territorio ed è chiaro che unendo le caratteristiche del territorio ad alcuni criteri della viabilità universale, non solo antica, per esempio, che la via più breve tra due punti è la linea retta, ecco, noi abbiamo un altro elemento. Una via attuale può scostarsi di qualche chilometro dal percorso antico, ma probabilmente segue ancora un corso millenario o forse bimillenario o anche più. E adesso veniamo al tema del Castaldato. Anche questo, ripeto, è stato abbondantemente trattato. Ci sono tanti studi che hanno cercato di indagare su che cosa fosse il Castaldato, quando sia stato costituito, che significato abbia il fatto di essere una entità longobarda. Vedremo però che in realtà sì, il Castaldato con questo nome è una entità longobarda, però assume funzioni che sono state di entità precedenti inserite sullo stesso territorio e lo saranno ancora di entità successive al Castaldato, sempre con le medesime funzioni. Del Castaldato, ripetiamo brevemente, abbiamo alcune notizie anteriori al 1000. La prima notizia, direi, è dell'anno 870. È un documento con il quale Ludovico II, imperatore, dona al suo cognato o parente, primo ministro del suo impero, suppone secondo, le due corti, tra altri grandi benefici, le due corti di Felina e Magliaco. E suppone secondo. È, come dire, un grande funzionario dell'impero. Ha compiuto delle imprese straordinarie, come quello di combinare un matrimonio tra la casa imperiale tedesca e la casa imperiale di Bisanzio. Ha salvato e portato avventurosamente a Roma i documenti di un concilio ecumenico tenutosi a Bisanzio. Quindi è un personaggio molto importante
E teniamo presente che a un personaggio di questo rango non si fa un regalino, non si regala una caramella, si regala qualche cosa di veramente importante. La seconda notizia è di 20 anni dopo ed è la conferma di questa donazione, e questa volta fatta dal re Berengario I, al figlio di Supone II, cioè a Unroco. Vi leggo il testo di questa donazione. Riparte da Lodovico. Lodovico, imperatore, aveva concesso al marchese Suppone due corti nel comitato parmense nel Gastaldato di Bismantova, una delle quali si chiama Malliaco e l'altra Felina, con una cappella e un gaio, un bosco. La versione però portata dal moratore dice un oratorio nel Monte Servario, con i poderi e tutte le pertinenze come negli antichi tempi era appartenuto al Comitato di Parma, che vuol dire che fra l'870 e il 1890 il Gastaldato, o perlomeno queste due corti di Felina e di Magliaco, non sono più nel Contado di Parma. Questa è un'interpretazione, non da tutti condivisa, perché secondo alcuni nell'890 Felina e Magliaco sono ancora nel Comitato di Parma. Terza notizia è indiretta. La cito perché sì, un documento del 916 parla di un certo Teuperto, figlio di Limegario Prando, del Comitato di Parma, abitatore in località Bismantova. E allora qualcuno dice, ma questo Teuperto potrebbe essere un Gastaldo. Qualcuno dice così. Io sono dubbioso però, perché abitator non vuol dire Gastaldo. Se avesse avuto una carica molto importante sarebbe stato definito con la sua carica, come con la loro carica sono definiti tutti i protagonisti che entrano in questi documenti. La quarta notizia è dell'anno 964 ed è la donazione con la quale Ottone I, imperatore, conferma beni e diritti alla chiesa di Reggio, tra le quali la famosa lama fraolana, situata, dice il documento, un tempo nel comitato di Parma, nei confini di Bismantova, cioè e quindi dire confini o dire territorio, ci siamo sempre lì. E quindi è una citazione questa importante, perché qui effettivamente il comitato di Bismantova non appare più appartenere il Gastaldato non appare più appartenere al comitato di Parma. Qui non si dice che sia stato soppresso, però evidentemente noi possiamo dire che con questo documento, con il 950, con la fondazione di Canossa nel 945 e la presenza ormai più che decennale della famiglia di quelli che saranno i canossani in quel di Reggio, Bismantova e i suoi territori sono passati sotto questo nuovo funzionario, alto funzionario imperiale. Ora ecco, io vorrei fare una breve sosta per identificare, perché sarà molto importante per il Gastaldato, identificare le due corti di Magliaco e Felina. Per la corte di Felina non sembrano esserci difficoltà. Certamente comprende quello che era il comune antico di Felina, del comune antico di Felina, cioè il territorio che va da Pietradura,
dal Monte Gandolfi al Rio di Boastra, comprendendo Rancrofio, dal territorio di Rivoli Vecchio, fino ai confini di Busanella. Quindi una pezza molto lunga che costituisce ancora attualmente la parrocchia di Felina, che però allora includeva anche Berzana, almeno come comune. Aggiunta però a Felina c'è un'altra edizione particolare sulla quale le discussioni non sono ancora finite. Cioè dicono le due donazioni ai Supponidi che unita a Felina c'è anche, leggiamo la parola espressa, l'altra si chiama Felina con la cappella e il gaio di Monte Cervario. Ecco. Sono tanti gli autori che hanno cercato di identificare dove sia questo Monte Cervario, questo gaio e questo gaio. E si è pensato a Crovara, però non c'è mai stato un legame particolare con Crovara. Ultimi studi, tra i più credibili, pensano al versante nord-nord-est del Monte Ventasso, comprendente o arrivante almeno fino a Cervarezza, Monte Cervario. Sono studi molto credibili. Io però aggiungerei un'altra cosa, che a Uniti a Felina c'è una Crovara e un Gazzo che proprio confinano con Felina. E sono la propaggine estrema verso Bismantova del Monte Fosola, o meglio dalla catena Valestra Fosola Bismantova. E il terreno che scende, comprende probabilmente anche Palareto, scende fino alla Spirola e fin verso Gnana. Bene, questo è chiamato il Gazzo. Questa propagine è chiamata il Gazzo e sotto al Gazzo c'è una Crovara. Teniamo anche presente che il termine Crovara è molto comune, è un nome comune, è molto diffuso nel Medioevo e da quanto risulta dagli studi storici di vari paesi che si chiamano Corvara, pensato Corvara in Valbadia per citarne uno, e la Crovara sarebbe una fortificazione militare bizantina che protegge un certo tratto di strada, magari particolarmente rischioso. La Crovara a questo punto proteggerebbe il tratto di Via Romana che, pervenendo dal versante sud della dorsale di Carpineti, va a Bismantova. Proteggerebbe nello stesso tempo anche la strada, che vedremo tra poco, che da Felina scende verso Gatta. Scendeva verso il Secchia, una strada molto importante, una strada maestra che vedremo che probabilmente era o poteva essere in alcuni periodi il tratto principale della via da Reggio a Parma, ma anche da Parma a Lucca. L'altro punto discusso è, diciamo pure anche che il Gazzo, Gaio e la Crovara sono citati anche in un altro documento successivo alla Chiesa di Reggio, 904. La Chiesa di Reggio ha patito distruzioni, l'uccisione del vescovo, eccetera, da parte di una incursione di Ungheri e l'imperatore, per risalire alla Chiesa, le dona il Monte Cervario, anno 904. Certamente è difficile pensare che questo Monte Cervario sia quello di Felina, sia la Crovara e il Gazzo di Felina. E qualcuno qui appunto pensa, come dicevo prima, alla Crovara, al Monte Cervario, alla Crovara e al Gazzo, versante sud del Ventasso. La seconda corte, Magliaco. Qui ci sarebbe da raccontare un piccolo aneddoto. Il primo a parlare di questa donazione e di queste due corti è lo studioso Malaguzzi Valeri, in uno studio del 1894 intitolato
di Supponidi. Ecco, di fronte a Felina, ha capito subito di cosa si trattava, ma Iaco gli era nuovo e quindi avrebbe chiesto al primo castelnovese che ha incontrato a Reggio se sapesse dove ci fosse un Maliacum. E questo Maillacum gli è venuto in mente Maillo e ha detto Maillo. E ancora adesso c'è chi ripete sull'autorità del Malaguzzi che Maliaco è Maillo. Penso che sia un errore facilmente correggibile, perché Maliaco lo troviamo unito a Felina in questo momento qui, ma lo troviamo poi dopo, come passata appena dopo i tempi, l'epoca matildica, si formano i comuni, Maliaco e Felina costituiranno il neonato comune di Felina e resterà tale questo comune fino alla sua soppressione nel 1815. Nel carteggio del 1600, quello, diciamo adesso Maliaco, poi vi dirò come viene poi anche chiamato, è il quartiere di là e la Felina attuale è il quartiere di qua. La divisoria è il Monte Gandolfi, il Monte di Pietradura. Questo Maliacum non può che essere il Maiago che ancora c'è su questo versante, nella parte più bassa, vicino a Maillo, ma Maillo è un'altra giurisdizione. Maillo nell'antichità ha un altro nome. Maillo si chiama Maigillium, da cui Mai. Tutto diverso da Maliago, che rimane Maiago, e ha un territorio che è tutto il versante, dicevo, sud del monte Gandolfi, fino ad arrivare alla croce, addirittura Berzana, e ancora nel 1600 fino alla noce di Campolungo. Ed è probabile che questo versante comprendesse anche la pietra, ma vedremo, stiamo nelle probabilità, nelle ipotesi attendibili. Questi due luoghi quindi costituiscono, Maiago e Felina, costituiscono tutto quel territorio che va dal Rio di Boastra a Palareto, a Gatta, lungo la Spirola, al territorio di Campolungo, se non tutto, almeno in gran parte, tocca la pieve di Campiola e scende lungo il Rio di Campiola fino al Rio di Maillo. Ed è appunto quella parte di territorio che, sempre unita da allora a Felina, costituisce, come dicevo prima, la parte, il quartiere di là di Felina. Questo esempio ci serve, è un esempio anche di come, per procedere alla conoscenza del castellato, si dovrebbe studiare la storia, la composizione, i confini, l'identificazione di tutti i comuni che compongono il territorio che era stato appunto del castellato. Come facciamo ad avere un'idea di questo castellato? Beh, intanto sappiamo dal documento di Carlo Magno che l'Ama Fraularia di là dal Secchia apparteneva al castellato. Quindi abbiamo già un punto di riferimento molto grosso. Poi abbiamo ecco un documento molto importante, il libro dei fuochi della podesteria del vicariato di Felina. Non è il libro dei fuochi del 1315. Siamo attorno al 1375 circa, quando i Visconti di Milano, divenuti padroni della montagna reggiana, costituiscono questa grande entità che evidentemente ha il solo controllo delle vie di comunicazione della montagna
e che viene chiamato col nome di vicariato di Felina. Questo elenco di comuni che lo compongono è appunto il libro dei fuochi di Felina. I comuni interessati sono Castelnuovo, Felina, Bismantova, Quara, Gova, Romanoro, Gazzano, Piolo, Ligonchio, Nasseta, Vaglie, Cerreto Alpi, Collagna, Acquabona, Nismozza, Gazzolo, Nigone, Montemiscoso, Gottano, Cola, Vetto, Crovara, Talada, Cervarezza. Non so se avete davanti una cartina per poter, o se conoscete il territorio, ma abbiamo allora un vasto territorio. Bismantova non è proprio al centro, la pietra di Bismantova non è proprio al centro, ma comunque è in un punto nodale. E questo territorio ha un andamento nord-nord-est e sud-sud-est, cioè va proprio nella direzione Parma-Lucca. Ma nello stesso tempo, comprendendo anche Felina, eccetera, va fino a Vallisnera, abbiamo anche una direzione nord-sud. Cioè abbiamo la direzione delle due strade principali che vengono a intersecarsi nel territorio che è stato del Castaldato di Bismantova. Come dicevo prima, la Reggio Luni e la Parma Lucca. Poco dopo, al vicariato di Felina, succede, pochi decenni dopo, fra il 1409 e il 1415, la podesteria estense di Felina. Non abbiamo, almeno io ancora non l'ho trovato, l'elenco dei territori che la compongono, anche se nei primi decenni del 1400 è il podestà di Felina praticamente ha un potere di sorveglianza su tutti i territori che erano quelli appunto del vicariato visconteo. Gli statuti, al momento di concedere gli statuti, la revisione degli statuti del 1460, i comuni che compongono la podesteria di Felina sono Vallisnera, Castelnuovo, Vetto, Cola, Gazzolo, Gottano, Nismozza, Acquabona, Vaglie, Campo. Ecco, poi evidentemente rispetto a prima, qui abbiamo già una diminuzione perché sono ritornati i feudatari pre-viscontei, cioè i grandi feudatari storici del territorio, che sono i da Palude a Crovara, i Vallisneri nella zona di Vallisnere del Cerreto e i Dalli a Bismantova, se non proprio i Dalli, almeno una famiglia imparentata e derivata dai Dalli. Ecco, evidentemente se esaminiamo questo territorio noi vediamo che con il territorio di Castelnuovo, Felina, Bismantova si controllano gli incroci principali di queste strade situati in questo territorio e li vedremo tra poco. Con Quara, Gova, Romanoro, Gazzano noi abbiamo il controllo dei valichi di San Pellegrino, della zona di San Pellegrino. Con Piolo, Ligonchio, Nasseta, Vaglie abbiamo il controllo dei valichi di Comunella, Pradarena, Cavorsella e anche del Cerreto Alpi, perché vedremo perché la strada di Vaglie si divide a Vaglie tra Ospitaletto e Cerreto. Poi con Cerreto Alpi, Collagna, Acquabona, Nismozza abbiamo il controllo dei valichi cerretani dell'Alta Val di Secchia. Con Gazzolo, Nigone, Montemiscoso abbiamo il controllo della viabilità che circonda da entrambi i lati il Ventasso e con Cola, Vetto
e Crovara, abbiamo il controllo delle strade che da Parma entrano in questo territorio, con Talada e Cervarezza il controllo di un passaggio molto importante che è quello dei ponticelli di Talada verso Caruso. Con questo possiamo definire veramente che il Castaldato, qualunque sia stata la sua denominazione in antichità, nell'antichità romana, nell'antichità longobarda, bizantina, nell'antichità carolingia, comunale di Reggio, viscontea estense, e questo territorio ha sempre avuto valore ed è rimasto fino al 1600 quasi sempre di carattere fiscale, cioè direttamente posseduto e governato dallo Stato, diciamo così, del momento. Quindi sono quelli appunto, quei valichi, quegli incroci, quei passaggi che caratterizzano difficile, mentre per il resto sono varie fasce di strade varie che si affiancano, che vengono scelte anche secondo l'andamento stagionale o secondo l'andamento politico, diciamo, del territorio. E veniamo con questo a parlare di vie regie, perché le vie regie, via Resa è la via Parma-Lucca e via Resa è la via Luni, Golfo della Spezia, diremmo, e Reggio. Oltre a quanto già detto nel libro di Cassone, del professor Cassone, io aggiungerei subito una specificazione, che gli statuti di Reggio del 1501, raccogliendo evidentemente la normativa precedente, dividono le strade del territorio reggiano in due categorie: le vie regales, vie regie, o magne, grandi, sono quelle di grande comunicazione che collegano luoghi e città importanti sulle lunghe distanze. La loro manutenzione nei punti più delicati, per esempio nei ponti di pietra, perché quelli fatti con dei tronchi dovevano pensarci le comunità locali, ecco, i ponti di pietra sono a carico del comune di Reggio, il quale però poi divide questo carico su tutto il suo territorio, ma è lui che lo deve controllare e di cui è responsabile. E le altre vie invece sono le vie pubbliche, de villa ad villam, cioè quelle vie locali che collegano un paese all'altro e che quindi non seguono il criterio della, come dire, della celerità nel raggiungere grandi distanze, ma si incaricano soltanto di collegare un paese all'altro. Teniamo presente, ecco, che le vie regali, le vie rese o magne, sono succedanee al cursus publicus romanus, romano, cioè alle vie pubbliche, le grandi vie della romanità, sono succedanee alle vie carolinge, imperiali carolinge, quelle vie per le quali il Carlo Magno dispone quei particolari capitulares de ville, perché le ville in realtà sono punti di sosta e di ristoro per i funzionari dell'impero che viaggiano su queste strade. Sono ancora le vie del Ducatus Pape, cioè del privilegio di condurre il Papa verso Roma, dei Canossani, e infine sono quelle vie che secondo la pace di Costanza 1183 i comuni lombardi devono tenere in buon ordine, così che su di essi l'imperatore, lui stesso o i suoi funzionari possano liberamente andare e venire in tutta sicurezza. Possiamo indovinare, quando se ne avete abbastanza me lo dite, io dalla materia ancora cerco di formularla un po' velocemente in modo che lasciare lo spazio dopo ai interventi. Bene, allora, ecco, quali sono allora queste vie regie che intersecano il nostro territorio?
Abbiamo soprattutto il carteggio del 1400, abbondantissimo, presso l'archivio di Stato di Reggio, e che io ho in parte usato nel libro Lettere da Minozzo, ci dà varie indicazioni su queste strade, soprattutto indirettamente attraverso le percorrenze di personaggi funzionari armati. Ma alcuni carteggi, come quello del comune di Sarzano, ci descrivono anche alcune di queste vie. Per esempio, la via che da Reggio va ai valichi appenninici e che chiama, diversi carteggi definiscono in latino via que vadit a Civitate Regi ad Castrum Feline e deinde ad Alpes, cioè via che va dalla città di Reggio al castello di Felina e quindi alle Alpi, cioè ai valichi dell'Appennino. E da questi carteggi possiamo descrivere, ad esempio, nella nostra zona, quali sono queste strade. Si dice genericamente che sono le strade antenate della statale 63, è vero, però con dei percorsi notevolmente diversi. Per esempio, da Reggio a Sarzano, dove si parla in questo carteggio, ci si arriva dal Ghiardo, da Canossa, prendendo poi una via che viene anche da Parma, da Canossa e Sarzano. Ci si arriva da Bergogno, Canossa e Sarzano ancora. Ci si arriva dalla via del Crostolo, poco percorsa perché è troppo pericolosa e troppo ripida. Ci si arriva da una via che sale verso Giandeto dal Cavazzone, poi confluisce a Sarzano. Ecco. Ma gli incroci principali sono evidentemente quelli successivi di Felina. Da Sarzano la via arriva a Felina mediante Migliara, Beleo, Roncrofio, Fariolo e ovviamente Felina. Questo è il percorso del 1400. Successivamente sappiamo che verrà modificato. Migliara si andrà alla villetta di Marola, Praberbio, Fariolo. Poi, siccome sarà molto pericoloso, nel 1780 circa, il feudatario di Felina farà una variante, chiamata proprio variante, che da Praberbio sale a Roncrofio e da Roncrofio attraverso Pietrabianca di nuovo a Fariolo. Ancora da Casina la strada maestra si biforca per andare a Carpineti e il percorso è, notate perché non è quello citato recentemente, il percorso è Sarzano, Bussina, piano di Pantano, diciamo sella di Pantano, dove ci sono le località tipiche a protezione di strade, che sono una baselga e un borgo chiamato Germignaga, che vuol dire che ci sono sia popolazioni germaniche che bizantine a controllare il passaggio in zone di Pantano. Poi da Pantano scende San Donnino e i Carpineti. Sale poi al castello e andiamo verso Toano di là. Riprendiamo la strada che da Migliara, Beleo, Roncrofio giunge a Felina. In località oggi chiamata il Gattarone, un nome molto significativo, la strada raccoglie la via di Villa Berza, che è una via secondaria, pubblica ma secondaria, ma a sua volta viene da Monte Castagneto e vedremo che Monte Castagneto ci riserva una sorpresa. Appena la strada esce dal Gattarone ci troviamo di fronte a una località chiamata Strada. È l'attuale, grosso modo, centro di Felina, vecchio centro di Felina. E questo toponimo è veramente importante perché si dice che lì la strada, terreno paludoso in mezzo delle lame, la via è stata pavimentata, cioè strata. E questo è uno di quei punti, di quei colli di bottiglia, si diceva, dove la strada, per necessità di cose, ha un tracciato fisso. Felina, però, a questo punto è un nodo a sua volta veramente
ricchissimo di confluenze e di partenze di strade. A Felina giunge allora la via di Sarzano, giunge la via di Gombio tramite Monte Castagneto e Villa Berza, giunge una via di Carpineti, quella la via del Trasinaro, la via del Trasinaro. È molto importante e documenti del 1004 fanno vedere che è percorsa da Cariaggi, cioè da Tragge, da cui con tutta probabilità il nome del fiume Trasinaro, Trasnara in dialetto. Poi a Felina confluisce ancora una strada da Vetto, citata da Ricci, probabilmente Maiola, Rivoli Vecchio, strada e Felina. Da Felina partono le strade, ne arriva un'altra, la via romana, che percorre il versante sud della dorsale carpinetana, chiamata via romana, studiata da Tincani, che probabilmente collegava il Verabolo con Bismantova. E sfocia non proprio nel centro di Felina, ma verso Gnana, dove attraversa la Spirola e va a Bismantova. Ed è quella che citavo prima, protetto dalla Crovara e dal Gazzo felinese. Da Felina partono le strade, ripartono con due direzioni principali. La prima verso il Secchia, scende in quella località oggi chiamata Gatta. E qui particolare, molto importante, scarsamente considerato, non capisco perché, dagli storici, qui la strada attraversa il Secchia con l'unico ponte in pietra ad archi documentato in montagna sul Secchia. Non ce ne sono altri. Strade che attraversano il Secchia ce ne sono, per esempio Bondolo, per esempio Talada, per esempio Campo, ma qui abbiamo l'unico ponte che la tradizione del 600 attribuisce a Matilde d'Este, probabilmente Matilde di Canossa, e il fatto che ci sia un grande ponte e una grande opera custodia del ponte, il ponte di San Bartolomeo della Pioppa, che è un'opera custodia del ponte, ci dice che veramente questa doveva essere la via principale. E come principale via maestra è citato ancora nella coreografia del Ricci alla fine del 1700, e con il nome di via da Felina a Sillano. Felina, ponte di San Bartolomeo, Minozzo, Ceresso Logno, Piolo, Ligonchio, Ospitaletto, Pradarena. Da Ospitaletto, anzi, poi addirittura anche altri valichi, per esempio il valico della Comunella o il valico di Romecchio. Vedremo che da qui a Ospitaletto però confluirà anche un'altra strada maestra proveniente da Busana. E l'altro ramo che parte da Felina è la sempre strada maestra che va verso Castelnuovo. E direi che questa via raggiungerà poi anch'essa il valico del Cerreto, ma con dei percorsi che muteranno parecchio durante l'anno, percorsi rischiosi, non sempre costanti, ve li citerei tutti, ma ho paura di far perdere la pazienza. Sommariamente, la via maestra passa da Castelnuovo, sale allo Sparavalle e qui si divide, una parte, un ramo scende a Talada, l'altro e attraversi Secchia per Carù, reimmettendosi poi sulla via maestra che proviene da Sologno, da Ceresso Logno, e l'altro ramo dalla Sparavalle invece va verso Ramiseto, Monte Miscoso, e a Monte Miscoso si divide ancora girando il ventasso sia dalla parte del Secchia sia dalla parte occidentale.
per ritrovarsi poi dopo a Busana, e a Busana proseguire per Collagna, oppure la principale ancora, scendere il Secchia, immettersi nella via di Talada, nella via maestra di Talada, che sale lungo l'Ozola a Cinque Cerri, Vaglie e di nuovo Ospitaletto. E a Vaglie probabilmente sale sul passo di Cavorsella. Ma da Vaglie sale anche, e abbastanza facilmente rispetto a quelle di Busana, sale facilmente al valico del Cerrito, o meglio ai valichi del Cerrito. Rimane fuori, mi è stato contestato in questo elenco di strade, Cervarezza. Cervarezza come paese nasce attorno al 1000. Prima no, perché è un luogo molto acquoso, pieno di acque, pieno di insidie, e quindi la strada arrivata alla Sparavalle, anziché prendere Cervarezza, scende a Talada, attraversa per Carù, oppure a Talada mantiene la sponda sinistra del Secchia fino ad arrivare a Marmoreto, e qui salire al Cerreto o salire a Cinque Cerri, oppure sempre, come dicevo prima, dalla Sparavalle la strada sale al Ventasso. Monte Miscoso, lago, santuario di Santa Maria Maddalena, poi di nuovo Busana. Oppure aggira a ovest il Ventasso e ritorna sulla strada oltre Collagna, per raggiungere comunque il valico del Cerrito. Nel Remisetano inoltre abbiamo però l'accesso alle Valli dei Cavalieri con una strada che da Ramiseto arriverà al valico di Lagastrello e quindi in Lunigiana. Sarà una strada molto importante per gli estensi, perché di là da Lagastrello in Lunigiana ci saranno due feudi degli estensi, Taponecco e Apella, feudi in pieno territorio, enclave estensi in territorio di Lunigiana. Qui questa breve descrizione, che senza una cartina è difficile capire, mi scuso se sono stato un po' lontano, ma adesso, come ultimo punto, vorrei inserire un nuovo criterio per l'esame delle strade e del territorio del Gastaldato. Un criterio che finora non mi sembra stato utilizzato, ed è il criterio delle dedicazioni santorali, o per dirla col Bognetti, il criterio dei loca santorum, dei luoghi dei santi. Il territorio che vi ho descritto prima di Felina e Magliaco ha una particolarità. Tutti i suoi santi, Lorenzo a Roncrofio, l'Assunta a Felina, San Bartolomeo oltre Gatta, San Pietro a Campolungo, cosa abbiamo ancora? Santa Apollinare a Gine Preto, sono tutti santi della tipologia bizantina, sono tutti a est della pietra. A ovest invece della pietra, una cosa importante, abbiamo anche una dedicazione a San Giorgio sulla pietra, cioè quella chiesa che sorgeva nel castello di Bismantova era dedicata a San Giorgio. Questo è molto importante. San Giorgio è tipico delle dedicazioni castrensi bizantine. Ancora verso la fine del 1300 abbiamo sulla pietra in Bismantova una chiesa dedicata appunto a San Giorgio, e abbiamo sempre sulla pietra ancora nel 1650
il beneficio della chiesa di San Giorgio, proprio definito supra lapidem bismantuem. A ovest invece, pur in mezzo a ovest della pietra, pur in mezzo a dedicazioni tipiche anche queste bizantine, come i santi Quirico e Giulitta a Cola, abbiamo però importantissime dedicazioni micaeliche a San Michele. La prima nella corte di Villola, vicino tra Cola, diciamo così, e Frascaro, e c'è la chiesa di Monterossolo. A Cola c'è ancora il borgo chiamato Montrosole. A valle di questo borgo, vicino al rio, in un campo chiamato San Deug in dialetto, che tradotto in italiano dovremmo definirlo il Santo Doge, il Santo Condottiero, cioè Michele, sorgeva una chiesa di San Michele, che per tradizione era frequentata dagli abitanti di Regnola. Nella zona di Regnola e Monteduro è documentato da un documento matildico del 1106 la presenza di una arimannia, cioè di un gruppo di popolazione con il diritto di portare le armi, anzi con il mestiere di fare le armi, e che, diciamo così, una specie di corpo di polizia che consentirà nel 1098, ad esempio, di svolgere proprio a Garfagnolo il famoso duello di Garfagnolo. Perché a Garfagnolo? Perché lì c'era una rimania, c'era un corpo di polizia, diciamo così, che poteva garantire l'ordine pubblico. Altro motivo anche perché in zona, cioè a Rosano, abitava la moglie del giudice Ubaldo, e anche Ubaldo abitava a Rosano, almeno abbastanza spesso. Quindi giudicando questo duello se ne stava, possiamo dire, in casa. Questa chiesa di San Michele è su una strada che, risalendo Lenza, veniva da dal Parmigiano, risale Lenza, risale la Lonza, risale la Ticola, giunge nella zona di Villola Frascaro. E qui, in zona Terminaccio, o poco più su, arriva allo spartiacque e ridiscende verso Talada. San Michele di Monterossolo, Talada, San Michele, a Talada attraversi Secchia, Carù, di nuovo San Michele. Le popolazioni di questo territorio sono popolazioni in prevalenza longobarde e hanno il loro grande protettore tutte in San Michele, tant'è vero che il 29 aprile tengono la fiera di San Michele, che è ben più vecchia del 1471, è una data, quello che ho messo anch'io, ma adesso la spiegherei meglio se dovessi riscrivere la storia della fiera. E ha il suo protettore in San Michele, che celebra il 29 settembre con la grande fiera del Gastaldato, alla quale tradizionalmente, ancora nel 1700, convengono da Ligonchio e da Vaglie, da Cinque Cerri. È la loro fiera, non è una fiera di Minozzo o di o altrove. Nello stesso tempo, quella parte del Gastaldato costituito da Felina e Magliaco ha la sua fiera per San Giorgio. E San Giorgio, titolare della chiesa sulla pietra, è protettore del comune di Felina. Nell'oratorio del Fariolo, accanto all'immagine della Madonna, protettrice della parrocchia, c'è l'immagine di, al centro, l'immagine di San Giorgio. E questo lascia pensare a quali supposizioni, quali rapporti allora tra Felina e il Castello della Pietra, perché nel 1400 gli estensi ordinano ai felinesi di ricostruire il Castello della Pietra, di costruire una casa sulla pietra, perché spetta a loro. Quali tradizioni, quali vincoli ci sono allora tra il comune di Felina e il Castello della Pietra? C'è solo una dedicazione santorale, è poco per obbligare i felinesi ad andare a costruire, a ricostruire le fortificazioni del castello.
Anche i felinesi il 23 aprile per San Giorgio celebrano la loro fiera, la loro festa etica appunto per San Giorgio. Abbiamo quindi il Gastaldato di Bismantova diviso in due settori veramente interessanti, secondo i Loca Sanctorum. Cioè abbiamo una parte di preponderanza longobarda e una parte di preponderanza bizantina. Anzi, il comune di Feline potremmo dire totalmente bizantino, romano-bizantino. Questo vuol dire che tra le due parti correva un confine, un limes, uno dei famosi limes che dividevano i territori a prevalenza longobarda dai territori a prevalenza bizantina. E notiamo bene, la pietra è interamente nel territorio bizantino. Il confine della pietra, o meglio i confini di Castelnuovo e della corte di Villola, terminano dove adesso ci sono le due piazze. Lì c'era il prato della fiera di San Michele, ma più o meno dove corre la strada via Roma, lì c'era il confine, fin lì era territorio della pietra. La maestà era territorio della pietra, non di Castelnuovo. Questo probabilmente ha contribuito a confondere un po', per alcuni ricercatori non del luogo, le due storie di Bismantova e di Castelnuovo, che sono due giurisdizioni completamente diverse, indipendenti le una dalle altre. Ed è chiaro però che il mercato viene fatto sul confine. Tutti i mercati nella storia antica sono fatti su un confine. Questa confusione però ha portato anche a parlare di un castrum vetus sulla pietra, cadendo il quale viene costruito il castrum novum a Castelnuovo. Io non ho mai, se qualche ricercatore l'ha trovato, farebbe bene dirlo, io non sono mai riuscito a trovare il termine castrum vetus nella documentazione né di Castelnuovo né della pietra. Tant'è vero che il castello della pietra vale, è conteso ancora nel 1300, e decade solo nel 1400. Castelnuovo e la pietra di Bismantova hanno due storie diverse, sono due territori etnici diversi, e questo non è un limite alla storia di Castelnuovo, ma magari è una sua ricchezza che può essere utilizzata. Dicevo prima, e vado verso la conclusione, che l'antichità ha fatto un uso particolare del territorio dal punto di vista delle comunicazioni, quindi tra la montagna reggiana, tra la pianura padana e il Golfo della Spezia, tra la pianura padana e Lucca, in particolare Parma e Lucca. Queste modalità di uso del territorio sono state richiamate da diversi articoli quando, fatta l'unità d'Italia, si progetta una ferrovia che dal Brennero possa arrivare al Golfo della Spezia. Varie ferrovie che, innestandosi fra di loro, abbiano questo collegamento. Quando cade il governo Estense, 13 giugno 1859, era già pronto un progetto di ferrovia che, se non fosse caduto il governo Estense, sarebbe stato attuato, che prevedeva il passaggio di una ferrovia lungo la valle del Secchia, con una stazione importante a Gatta, poi sarebbe proseguita sulla sponda sinistra del Secchia, passava sotto Talada e avrebbe oltrepassato l'Appennino, probabilmente più o meno sotto il Pradarena o il Cavorsella, in quella zona lì. Poi altri progetti la spostano un po' a destra, un po' a sinistra, ma ci sono, direi, centinaia di articoli su questa vicenda, che però non si conclude mai a favore di Reggio. Reggio, tra l'altro, in quel momento è anche privo di politici significativi e quindi predomineranno scelte ferroviarie per Parma, per Bologna, e Reggio, che avrebbe dovuto avere la prima ferrovia, perché anche qui i progettisti estensi, guardando la carta, dicevano dal Brennero alla Spezia la ferrovia non può passare altro che per la Valdenza, la Val di Secchia, eccetera. Però non si è fatto niente.
Come conclusioni, sì, oltre alla divisione etnica del territorio del Castaldato di Bismantova, evidentemente è una divisione che ha il suo significato finché c'è un governo longobardo, poi caduto il governo longobardo, fattisi cattolici tutti i longobardi, i due popoli vanno mischiandosi e sappiamo che finita l'età matildica, longobardo non significa più germanico, ma significa semplicemente italiano, contrapposto proprio al germanismo. Sì, questa storia di del Castaldato approfondita reca ancora e fonte ancora di novità, di spiegazioni importanti relativi alla costituzione dello Stato feudale dei Canossa. Ci sono anche alcuni corollari, oltre a queste conclusioni, che sono abbastanza importanti. Per esempio, si può rivedere la storia della pieve di Campiola, di Castelnuovo o Campigliola. Ammettendo i documenti, direi che sono ineccepibili, la presenza di una chiesa dedicata a San Giorgio sul castello della pietra, decade quella storia, non ha più senso quella storia della pieve di Castelnuovo che si sposta 2-3 volte e va a finire dove adesso, attorno al 1200. La pieve di Campiola è lì dove è adesso, almeno dai primi del 900 d.C., non 1900, 900. Mentre la chiesa di San Giorgio va decadendo perché non poteva una chiesa ubicata sulla pietra funzionare da pieve. La pieve aveva un rapporto con la popolazione intensissimo, i funerali venivano portati alla pieve, i battesimi venivano portati alla pieve. Ora è difficile che dal Cerreto o dall'Eguino potessero portare sulla pietra un bambino a battezzare o un morto a seppellire. Quindi da rivedere questa storia della pieve di Campiola. Nel controllo della viabilità del Castellato, il castello di Bismantova, altro corollario, per la sua sicurezza contava poco. Se arrivava un esercito, un bandito, un esercito straniero, una truppa che passava, da Castelnuovo, prima che la guardia fosse scesa dal castello e arrivata a Castelnuovo, l'avversario aveva già preso. Ecco. E Bismantova era sede del Castaldo? Probabilmente no. In documenti del 1600 c'è un monte, vicino alla pietra c'è un monte del Castaldo. Non saprei individuare, ma non è la pietra. Probabilmente, la pietra e il suo castello fungevano da estremo rifugio, da luogo di sicurezza, come del resto dice anche Balletti nella storia di Reggio, non da sede amministrativa. Tant'è vero che gli stessi feudatari di Bismantova a un certo punto scendono dal castello e pongono la loro sede a Bologna. L'ultimo corollario, ne salto alcuni, ma questo mi pare che sia interessante a dire. Si sente dire in questi giorni che Dante ha lanciato la fama di Bismantova. Io direi che non sia esattamente così. Direi che Dante ha usato la fama della pietra di Bismantova per lanciare la sua idea del purgatorio. Poi è chiaro. Quindi ha usato una fama della pietra preesistente a lui. Per dire quant'era erto il purgatorio, dice guardate la pietra di Bismantova, qui siamo ancora di più erti. Quindi ha sfruttato la fama della pietra di Bismantova, poi, questo è logico, l'ha rilanciata mettendola nella Divina Commedia. Chiudo qui perché altrimenti penso di avervi già scorciato abbastanza. Io sarei contento se qualcuno ha degli interventi da fare e se posso rispondere, rispondo, se no risponderanno, vedremo cosa fare. Benissimo, allora io le leggo già alcune domande che sono arrivate. Allora, sì. Ci chiedono,
Se è possibile che il nome della località Fariolo nei pressi di Felina derivi dal longobardo Fara. Rispondo subito? Sì, rispondo subito. Sì. Questa ipotesi è stata lanciata, se ricordo bene, da un certo signor Cavalletti di Carpineti. Fariolo non si trova nei documenti prima del 1600, si trova sempre solo Felina. Quindi Fariolo corrisponde al toponimo Felina. Certo e sicuro, perché a Fariolo c'è la sede del podestà, a Fariolo c'è la sede del mercato. Fino a tutto l'Ottocento Felina aveva un mercato al giovedì ed era sede della fiera di San Giorgio, che era la fiera principale appunto del comune di Felina. Si trova non come Fariolus, non tanto il nome del luogo, se non dicevo prima del 600-700, ma si trova Fariolus come nome di persone, molto diffuso. E probabilmente la mia ipotesi, senza scartarne nessuna, è più facile che sia stato un Fariolus abitante a Felina, cioè al Fariolo, a dare il nome al luogo che non il contrario. Però è un'ipotesi. Ecco, è l'ipotesi del Fariolus, che i Longobardi arrivano qui, poi devono andare verso Marola, allora qui fanno un insediamento, poi avanzano, poi si trovano a difficoltà ad avanzare, allora fanno uno stanziamento di frombolieri su quel cocuzzolo che si chiama Frombolara, per poter poi avanzare verso Marola. Ecco, qui siamo di fronte a uno di quei casi in cui si inventa un fatto per spiegare un nome. La dinamica è diversa. Si trova il fatto e poi eventualmente si spiega il nome, ma non si può inventare un fatto per spiegare un nome. Tant'è vero che Frombolara, a Frombolara i frombolieri non c'entrano niente. Frombolara è la versione dialettale del medioevale formolaria. Quello è il nome antico documentatissimo della borgata di Frombolara. Allora, un'altra domanda è se è nota l'etimologia della parola gastaldato. Sì, ci sono, adesso l'etimologia esatta del tedesco non me la sono scritta, ma è un termine longobardo, tipico delle lingue germaniche, che vorrebbe dire preposto a. Quindi il gastaldo è colui che è preposto a un determinato compito. Normalmente questi compiti sono di carattere amministrativo, e tant'è vero che il gastaldo ancora nel toscano dell'Ottocento, anche in documenti emiliani del 1800, significa semplicemente amministratore. Il gastaldo, noi diciamo fattore, nell'Ottocento ancora diversi dicevano il gastaldo o castaldo. E direi però che nel caso di una entità castaldale come quella di Bismantovan, del territorio di Bismantovan, gastaldo ha un significato anche politico, quindi di amministrazione della giustizia. Non stranamente i protettori, almeno di tutto, ma in particolare dalla parte ovest, è San Michele. San Michele è il santo che per i bizantini rappresentava il funzionario dell'impero ed era perciò l'autore, lo strumento della equità imperiale. Dico equità, non della giustizia. Equità, infatti, significa che i due piatti della bilancia, che San Michele ha in mano, sono pari. Quindi quando le due cose sono pari, i due piatti sono pari, siamo nell'equità. Questo vuol dire che se io ti uccido un familiare, un parente, il piatto scende. Se anche tu uccidi un mio parente, il piatto si pareggia. Questo è un concetto di equità, non di giustizia, evidentemente, non di diritto. E questo ci spiega anche il concetto di giustizia longobarda, della faida e di questi costumi, che sono tipici dei giudizi di Dio, che sono tipici del nostro territorio, come
ben dimostra il duello di Carfagnolo del 1098. A proposito di Carfagnolo, notiamo che una cosa, che gli Arimanni, intanto, dunque, un nome, sono la località in quella zona che si chiama Argnola in dialetto. È stato italianizzato in Regnola, ma Argnola potrebbe benissimo essere la forma dialettale corrotta del latino medievale Arimagnola, cioè piccola Arimannia. Argnola, ecco, da Arimagnola. È un'ipotesi, evidentemente, però effettivamente lì ci sono gli Arimanni. Quello è documentato, è un documento matildico del 1106 che dice esplicitamente che a nord di Cervarezza ci sono gli Arimanni di Rovitico. Qui ci siamo. Gli Arimanni sono uomini d'arme che, tra l'altro, aiutano Matilde al Ducatus Pape, cioè a guidare, a dare sicurezza, a presidiare il passaggio del Papat dalla Toscana all'Emilia, alla Lombardia, come si diceva allora. E stranamente, in questo guide per Roma, diciamo così, proprio nella zona di Carfagnolo, nasce il cognome Romei. È un'ipotesi, però è molto curioso che nasca proprio lì. E che il cognome Romei, stando anche a quelle rubriche di cognomi, della diffusione del cognome, veda tra Emilia e Romagna il nucleo di maggiore diffusione del cognome Romei. Altra domanda. Un'altra domanda è: che dire dell'oratorio di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo, settecentesco, ma spia della presenza benedettina? 1600, direi. No, non direi. La spia della presenza benedettina a Castelnuovo, semmai, è San Pancrazio. San Pancrazio è il protettore di Piazza della Luna e di un tratto della via che attraversa Piazza della Luna. Tant'è vero che questo santo veniva festeggiato a Castelnuovo soltanto dagli abitanti di quel tratto centrale intorno a Piazza della Luna, verso Vetto fino a Porta Martana e sull'attuale via Franceschini, le prime case, diciamo così. Gli altri non lo festeggiavano San Pancrazio. Quindi San Pancrazio era il protettore della parte canossana, dell'abbazia di Canossa di Castelnuovo. Canossa nel 1111, dice il Sacani, ma non abbiamo trovato il documento per dare questa data, Matilde dona Castelnuovo, cioè il nucleo di allora, che era la piazza del Mercato della Luna, cioè del Mercato della Lunisana, ai monaci di Canossa. E questi festeggiano San Pancrazio. Questo è solo quella parte lì. Il resto di Castelnuovo non festeggiava San Pancrazio. Anzi, ancora nel 1670 circa, continuava, fino all'abolizione dell'abbazia, continuava a pagare un affitto molto oneroso all'abbazia di Canossa, abbazia che non esisteva più come ente, come monaci, ma esisteva come commenda. E pare bene da questi documenti che i castelnovesi non amassero molto l'abate di Canossa. E quindi questo spiega perché loro non festeggiavano San Pancrazio, ma festeggiavano invece Santa Maria Maddalena, che probabilmente è il vero protettore di Castelnuovo. San Pancrazio è stato ritirato fuori durante l'amministrazione Marconi negli anni 1900 sulla base degli studi di Umberto Monti e di Don Milani. Però neanche Don Milani sapeva spiegare come mai San Pancrazio fosse protettore, secondo lui, di Castelnuovo, ma i castelnovesi avessero l'oratorio dedicato a Santa Maria Maddalena. Va bene, allora un'altra domanda è vero che ad ovest di Ravenna vi è una seconda Bismantova?
Io personalmente non l'ho mai sentita, non lo so. Direi che questo qui richiama tutte le questioni relative al nome Bismantova. Che cosa significa Bismantova? Ci hanno tentato parecchi a interpretare questo nome. Nessuno però ha dato una risposta soddisfacente. Sono interpretazioni personali che però poche riguardano la realtà locale. Qualcuno, ripeto, è noto, lo faceva derivare dal Suis Mons di Tito Livio, il monte a forma di cinghiale, probabile. Altri, ma con interpretazioni puramente avulse dai fatti, Big Man Town, cioè la città del grande uomo. Big Man Town, non vedo nessuna relazione. Un altro studioso, siamo fine 800 mi pare, ha scritto un libretto su questo caso, dice: ma io voglio andare a vedere che cosa vuol dire questo nome. Arrivato alla pietra dice: ah, è semplicissimo, vuol dire Bigio, pietra Bigia, Bigia, Monte Bigio, perché a un certo punto la roccia avrebbe avuto, secondo lui, questo colore. Anche qui non vedo nessun fondamento. Un'ultima ipotesi, mi sfugge il nome di chi sia stato, è invece forse un pochino, almeno da considerare. Secondo la descrizione di Benvenuto da Imola, che è commentatore di Dante, Bismantova aveva un pianoro su due livelli. Il castello sorgeva sul livello superiore, quello che sarebbe crollato verso Fontana Cornia, la grande frana. Quindi, dice questo, in questo tentativo di interpretazione, vorrebbe dire Bismantova pietra dai due piani, quello attuale che è rimasto e quello più alto, citato da Benvenuto da Imola, che sarebbe crollato. Anche il paradiso, in effetti, il purgatorio sarebbe a più piani. Comunque, la ripeto con beneficio dell'inventario. Ecco, una cosa invece che può essere, direi, tra le più certe, è che Bismantova non poteva essere che il nome dell'insediamento sulla pietra, quell'insediamento crollato con la grande frana. Allora, questa non è una domanda, però comunque la leggiamo comunque, la ringraziano per l'intervento che è interessante e dicono che sarebbe forse stato utile accompagnare la spiegazione con delle mappe attuali e passate per facilitare la comprensione, però penso che se mai lei avesse, non lo so, un'idea editoriale, penso che quello sia già stato preso in considerazione. Sì, qualcosa, per esempio, su Talada, ho messo una cartina, vedo se la trovo. Una cartina comunque delle strade micaelica, Monte Rossolo, non so più che pagina sia, Monte Rossolo, Talada, Bondolo, anche Bondolo è una chiesa micaelica, il Saccani, ecco, un esempio, una delle carenze che abbiamo nella storia di Bismantova è questa, che la storia di Bismantova ha avuto dei cultori che non erano del posto. Saccani, grande cultore della storia di Bismantova, non conosceva il territorio. Per esempio non sa dove collocare la chiesa di Monte Rossolo. La colloca genericamente in quel di Bismantova, ma senza sapere che Monte Rossolo è una località vicina tra Cola e Frascaro, è sede di una chiesa ben documentata, ecco, documentata anche da quel nome che vi dicevo prima, il prato, il campo del Santo Doge, dove sorgeva la chiesa, dove siamo andati con un metal detector a trovare alcune cose interessanti, piccolissime, ma una veramente interessante. E non sapeva dove era la chiesa di San Michele di Bondolo.
e una visita pastorale del 1700 dice che il vescovo va sul monte di Bondolo a vedere i resti della chiesa di San Michele. Quindi abbiamo una identificazione molto precisa, ma solo una persona del posto può conoscere e capire, leggere questi documenti. A noi sono mancati questi studiosi del luogo, diciamo così. È mancata anche una cultura del documento storico locale. Quando a metà dello 1800 il governo piemontese domanda ai sindaci di Castelnuovo: avete delle località, dei monumenti storici, località, opere d'arte o altro? I sindaci rispondono: non abbiamo niente, niente. Cioè, non abbiamo castelli, non abbiamo la pietra di Bismantova. La pietra di Bismantova viene riconosciuta come monumento nazionale soltanto nel 1904. Prima, grazie agli studi probabilmente dei chierici, prima nessuno pensava di avere monumenti di valore nel territorio castelnovese. E questo indubbiamente è una pecca che si ripercuote anche poi sul nome castelnovese e sulla diffusione, sulla conoscenza del nostro territorio e anche sull'uso politico, evidentemente. Eppure, professore, scusi se la interrompo, però se oggi noi entrassimo in una scuola, in un'università di diritto, il duello di Garfagnole è presente su tutti i libri di diritto medievale. Sì, 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 sì. Sì. Però nessuno, ad esempio, sa dire perché sia stato scelto Garfagnolo. E noi sappiamo che lì, da questo documento matildico, sappiamo che Garfagnolo è a nord di Cervarezza e lì c'era una rimannia. Quindi c'era, diciamo così, quel corpo di armati che poteva garantire l'ordine pubblico durante lo svolgimento di questo duello. Questo però gli studiosi dell'università non l'hanno detto, almeno finora che io sappia. Sì, sì, no, era nel senso di dire, era un esempio di ecco, un documento dimenticato per lungo sì. Tempo a livello anche sì. Locale, perché non è molto conosciuto, insomma. Sì, sì, giustissimo. E direi però che è stato usato anche, giustamente, nelle università per documentare quello che è l'opera dei monaci per ripristinare il diritto romano rispetto al diritto longobardo, barbarico. Quindi, per dire, la giustizia non è quella della bilancia, tanto hai tolto a me, tanto io tolgo a te, ma è quella invece di una base giuridica che era già conosciuta dai romani e che è stata fatta nella Chiesa dal diritto canonico. Allora, ritornando alla una delle domande che le ho posto prima, ossia quello su Ravenna, mi continuano sì. La domanda per specificarla meglio. Allora, se il geografo bizantino Giorgio di Cipro elenca il Castrum Brixillium Brescello nella provincia Emilia, perché lo stesso geografo elenca il Castrum Bismanton nella provincia di Ravenna? Dunque, io non so questo studioso che dica del Castrum Bismanton nella provincia di Ravenna. Però sappiamo che molti lettori delle storie antiche, dello stesso Tito Livio, non sono d'accordo nell'identificare nel Castrum Bismanton la pietra di Bismantova, come non sono d'accordo nel identificare nel Mons Balista o il Monte Balestra. Studiosi di altri territori dicono: ma il Mons Balista è dalle nostre parti. Io sono convinto che sia il Monte di Balestra. Sto facendo un po' uno studio su Marola e quindi sulla Silva di Marola e vedo confrontando quanto il famoso distico di Virgilio con i luoghi, vedo che effettivamente c'è una corrispondenza che difficilmente altri luoghi riescono a tirare fuori, ma questo comunque è un altro discorso. Il discorso di fondo è questo, che non tutti gli storici, non conoscendo ovviamente il territorio reggiano, sono d'accordo nell'identificare il Castrum Bismanton con il castello di Bismantova. Chi la fa è il professor Angelo Mercati, ma non tutti condividono la sua ipotesi. Come del resto quell'elenco di castelli non è condiviso
per altri castelli che i reggiani vedono nel Reggiano. Ad esempio il Castrum Veneris, Tincani, che detto tra parentesi è il primo studioso a studiare seriamente il passaggio della strada Parma-Lucca da Bismantua. Dicevo, Arnaldo Tincani identifica il Castrum Veneris con il Monte Venera presso Tragombio e Pianzo, ma altri studiosi di altre parti d'Italia lo identificano dalle loro parti. È un po' un fenomeno. Ancora Tincani identifica il Castrum Semeion con il Monte Falò, dando il significato di Semeion, segnale, traducendolo col falò locale, il Monte del Falò. Le segnalazioni di fuoco sono uno strumento diffusissimo nell'antichità. Nella storia di Ospitaletto ho citato l'uso del fuoco fumante di giorno e del fuoco vampante di notte per lanciare segnali ai pellegrini. Nella storia del castello di Carpineti, ad esempio, abbiamo il Palazzo del Gallinaro. Cos'è il Palazzo del Gallinaro? C'entrano le galline? No, non c'entrano niente. C'entrano i segnali di fuoco. Nel dialetto montanaro, ancora, il falò veniva chiamato la gallina o gallinella. Galina o gallinella. Derivato, sembra, dal greco kalina, che vuol dire scintilla, vampa, eccetera. Quindi il posto più alto del castello, da cui si facevano le segnalazioni luminose, e nei documenti del 1400 ci sono richieste enormi di cera per le segnalazioni luminose, quel luogo più alto veniva chiamato il gallinaro, il luogo cioè del falò, non delle galline, evidentemente. Altro appunto è sul legame con il ventasso di Santa Maria Maddalena e la dedica che la lega al Monte Valestra. Aggiungerei anche che la lega al santuario maddalenico di Pontone, perché anche lì c'è una località maddalenica. Gli studi dicono tutto è un po' il contrario di tutto su questo. Santa Maria Maddalena è molto venerata sia dai Longobardi sia dai Bizantini, prima di tutto però ovviamente dai Bizantini. È venerata molto a Reggio, dove un monaco avrebbe portato dalla Francia un braccio di Santa Maria Maddalena, rubandolo dal grande santuario maddalenico di Marsiglia. In Francia sono due i grandi santuari maddalenici, a Marsiglia e più su, in una località, mi sfuggì il nome adesso, un altro grande santuario maddalenico che si contendono ancora adesso di avere il corpo di Santa Maria Maddalena. E abbiamo Cerezzola, in Valdenza, la chiesa di Santa Maria Maddalena, età matildica, che dipende da questo santuario francese. Sono almeno 3-4 chiese che dipendono da quel santuario. E una delle ipotesi che sono state fatte al tempo di Don Nerio Artioli, che ha studiato un po' questa questione senza però scrivere niente, è che ci fosse un cammino maddalenico, cioè un percorso che adduceva a questi santuari maddalenici in Germania, in Francia. E questi santuari avevano lungo questo cammino dei possedimenti, delle chiese, erano un pochino delle stazioni, dei percorsi per arrivare a questi santuari. La Valdenza con Cerezzola, più su con altre 2 o 3 chiese, sarebbe stata una di queste trappe che avrebbe addotto
al Golfo della Spezia, al Golfo di Lerici, allora, dove c'era l'imbarco tipico per la Francia. E quindi qualcuno di Nerio Artioli accennava a un probabile cammino di Santa Maria Maddalena che iniziava da Lerici, poi entrava in Italia, entrava nel Reggiano in particolare, dove il culto era molto forte, dove c'è questo, ed era diffuso dai monaci. Santa Maria Maddalena, cito Cerezzola perché la eremita che andrà ad aprire l'eremo femminile di Santa Maria Maddalena sul Ventasso proviene da Cerezzola. Quindi da Rossena si dice, Rossena possedeva Cerezzola. Infatti si dice che questa eremita proveniva da presso Rossena, non proprio da Rossena, quindi Cerezzola. Cerezzola è molto frequentata perché è sulla strada, è uno dei tratti della Parma-Lucca, appunto, e quindi lei lascia questo luogo, questo eremo troppo frequentato e ne va a trovare un altro, però sempre sulla strada, questo è importante, che è quella del Ventasso, Monte Miscoso, Lago, Eremo, Busana. E notiamo che Busana, cioè l'eremo del Ventasso, confinava la giurisdizione di Castelnuovo, la podesteria di Castelnuovo confinava lì, confinavano i Dagli e confinavano i Valisneri. C'era un mercato molto fiorente, come in tutti i luoghi di contatto fra giurisdizioni diverse, e c'è anche un altro fatto che non è stato studiato, neanche io, è una constatazione. Decade la grande fiera di Santa Maria Maddalena sul Ventasso, si incrementa la fiera di San Michele a Castelnuovo. C'è un fatto tra i due, non saprei dire, ma è proprio quando decade la fiera di Castelnuovo sorge anche l'oratorio nuovo Santa Maria Maddalena a Castelnuovo. Però non ho trovato correlazioni. Allora, io continuo a leggere quello che mi scrivono sperando che non sia in tono polemico, perché sinceramente sto leggendo un botta e risposta. Nessuna paura. Augusto Andreotti nel 1938 è il primo a studiare la proposta Parma-Lucca per il territorio di Bismarto. Sì. Ma il bravo Tincani di Case Toncani non era ancora nato. Il bravo Tincani era già nato, ovviamente Tincani, non Toncani. Il bravo Tincani era già nato. Ma il bravo Tincani, rispetto ad Andreotti, è uno che ha studiato, come ha fatto poi Cassone, ha studiato il percorso sul territorio, cosa che non ha fatto Andreotti. Comunque Andreotti rimane uno dei grandi studiosi del Gastaldato, dei primi, quindi importantissimo. Poi gliela pongo io una domanda, sì. Perché ne parlavamo con Storchi, ne ho parlato io in una mia conferenza e vedo che anche questa sera comunque è un tema che ritorna sempre fuori, ossia l'uso politico della storia o anche la dimenticanza, per così dire, politica della storia. E già con il professor Storchi avevamo giustamente detto che ad un certo punto si abbandona il mito della resistenza per trovare dei miti così più leganti come la nascita del tricolore e Matilde di Canossa. Non trova che sia un'enorme perdita però giocare sempre, cioè giocare politicamente sulla nostra storia? Cioè noi abbiamo perso grandi campi di ricerca storica che stiamo riacquistando, ovviamente con il tempo le stiamo riacquistando, però abbiamo perso grandi pezzi di storia. Lei ha citato gli estensi, ma di libri monografici sulle dominio estense in Reggio Emilia c'è veramente poco. Abbiamo parlato di Longobardi e Bizantini, lei ovviamente ci ha citato le monografie, ci ha citato dei saggi che sono anche di inizi Novecento, ma anche lì monografici sull'Appennino durante il governo bizantino. Ecco, ne è uscito sì uno pochi anni fa, quello di Roma in Appennino, però è un campo di studio che abbiamo dovuto ritrovare, insomma, che si è dovuto ritrovare, insomma. Sì.
è anche un mio vecchio pallino questo, di dire che vogliamo ad esempio incrementare il turismo. Io ho sempre detto che il turismo ha bisogno di identità, non di copie. Quindi se abbiamo una strada che si chiama Via dei Pergoli, chiamiamola Via dei Pergoli e non che so io un nome americano o inglese. Le copie non attirano mai il turismo vero, le attirano anche gli originali, anche se poveri, ma originali. E la storia è uno degli elementi che connota la ricchezza turistica di un ambiente, di un territorio. È un territorio privo di storia, cioè che non sa la sua storia, non sa evidentemente valorizzare tutti i suoi beni. E nel nostro caso, la montagna reggiana ha avuto pochi studiosi locali. Citavo prima Ippolito Malaguzzi Valeri, ha studiato le corti, va bene, di Felina e Magliaco, ma su che cosa si è basato per individuare Magliaco? Su un'informazione errata che ha svisato, per esempio, parte della storia del Castaldato e di Bismantua. Ha dimenticato fatti importanti. Se citava Maillo, e che fosse stato Maillo, poteva citare, ad esempio, l'ho saltato, ma il caso dei due campi camelasi. Abbiamo due campi camelasi descritti in maniera diversa, per cui sono effettivamente diversi l'uno dall'altro. Studiosi non della montagna hanno cercato di capire quale fosse questo campo camelasio, che aveva due descrizioni diverse. Lo stesso Saccani fa delle ipotesi, che non conosce il territorio, fa delle ipotesi dalle quali non ci salta fuori. Bene, il campo camelasio, per esempio, si trova in quella che era la giurisdizione di Maillo, cioè in località Ferniola, da cui passava, per esserci un campo camelasio, cioè una stazione di servizio, e poi in età matildica un ospitale per i viandanti, per essersi un campo camelasio vuol dire che c'era uno dei passaggi più importanti di una strada del cursus publicus romano, quindi che ai tempi dei romani la strada Parma-Lucca, almeno un ramo, passava da lì. Ecco, questo ovviamente non l'ha fatto nessuno finora. Ecco, si litiga ancora per dire: ma dov'è questo campo camelasio? È presso Catta, è presso Ceresolugno, è presso qui o presso là? Se leggiamo, e qui ecco un altro metodo che conviene, non dico di distaccarci da chi ha studiato storia prima di noi, però di studiarla con disponibilità aperta, prendendo dagli studiosi, ma senza lasciarci condizionare del tutto. Se il Malaguzzi ha detto che Maiago, Magliaco e Maillo, va bene, io prendo in considerazione. È un dato che mi stimola a studiare ulteriormente l'ambiente, e che è arrivato a dire che Magliaco non è Maillo ma Maiago è partito evidentemente grazie all'errore di Malaguzzi Valeri. Quindi, dicevo, ecco, questo campo camelasio, per esempio, dov'è? Ne abbiamo due. Uno è appunto in giurisdizione di Maillo, località chiamata Ferniola, dove documentatamente ci sono i beni donati da Matilde a questo campo camelasio. Poi però ce n'è un altro, ed è presso Ceresolugno, in una località ancora oggi, come nel 1200, chiamata La Stazione. Stazione è un campo camelasio, è una villa lungo carolingia, è quello che volete, è una stazione di servizio in cui gli addetti dell'impero, del cursus publicus, possono arrivare, riposare, cambiare i cavalli, cambiare le cavalcature e ripartire, fare il loro viaggio. Tutte queste cose, di queste cose, i documenti della storia montagna sono ricchi. Poter dire che quando si discuteva della ferrovia, che in realtà la Parma-Lucca passava da qui, era sicuramente un'arma in più per convincere molti politici e molti cittadini a propendere per questa. Ma di tutto questo, durante
la discussione di questa ferrovia nessuno ne parla. Nessun greco conosce ancora il problema della storia Parma-Lucca che passa da Enza a Secchia ai Varichi. Probabilmente nella seconda metà del 1800 non rileviamo dei grandi politici del territorio montano. Abbiamo un Cirillo Monzani, ma lui se ne sta a Parma, se ne sta a Roma, cura le cose di Roma, non cura le cose del territorio. Altri significativi che possono lavorare per il territorio, portare avanti queste risorse del territorio, non ne abbiamo avuto. E forse questa è quell'uso politico mancato che citavo prima, non un uso partitico ovviamente, ma un uso della storia, nella gestione del territorio anche ai nostri giorni. L'ultima domanda che le pongo io, visto che quest'anno si celebra il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, e abbiamo parlato giustamente di Bis Mantova, e penso anche giustamente lei ha riportato Bis Mantova è già conosciuta in precedenza, cioè non è Dante a farla conoscere, anzi è probabile che Dante la utilizzi per far conoscere la cantica del Purgatorio. Io le volevo chiedere, esistono documenti che certifichino la presenza di Dante nella provincia di Reggio? Io so che dovrebbe essere stato ospite dei Da Castello, se non sbaglio. Sì, ci sono diversi studi. Uno studio sta per uscire, dicono che sia già per uscire, a cura del dottor Ligabue di Albinea, proprio sul passaggio di Dante da Bis Mantova. Ci sono parecchi articoli, sfogliando giornali come l'Italia Centrale, ad esempio, ne troviamo diversi. C'è la grande celebrazione di 100 anni fa, 1921, sulla celebrazione di Dante e di San Francesco, che viene fatta sulla pietra. E c'è a quel punto uno studio del professore Ferrari di Reggio, uno dei grandi studiosi del tema, pubblicato, letto a Castelnuovo nel 1921, pubblicato anni dopo dalla Giovane Montagna, ripubblicato dal sottoscritto a cura dell'Istituto Magistrale di Reggio, in occasione di una gita che l'istituto faceva alla pietra di Bis Mantova. Io ho ripreso questo discorso e pubblicato in un libretto purtroppo introvabile, a me ne è rimasta una copia sola, dove si trattano questi argomenti. E Ferrari, uno dei primi che lo tratta. Ci sono citazioni però anche in grandi opere antiche, cinquecentesche, che adesso io qui non ho sotto l'elenco, ma che ci sono, è una fama, quella della pietra legata a Dante, sempre rimasta, da Benvenuto di Imola in poi. Va bene, è arrivata un'altra precisazione, io gliela leggo sempre, sì. L'ambasciatore non porta pena. Non vi è alcuna prova archeologica del passaggio della via romana nell'Appennino reggiano, un selciato medievale dei Della Palude. Il passo è a 1500 metri. I toponimi derivati dall'Emilia sono ordinali, terzo, quarto, decimo, vigesimo. Nulla c'entra la pietra quingenaria del simpatico Nicola Cassone. Dunque, io risponderei questo. Intanto mi pare che il professor Cassone e i suoi collaboratori abbiano un'autorità da non mettere sotto i piedi immediatamente. Questo è molto importante. Il suo studio su Bis Mantova è molto serio, soprattutto è condotto sul territorio. Questo è molto importante. Poi, come altra cosa, direi questo, che tra i criteri per studiare l'antichità, studiando ad esempio, lo rileviamo studiando l'itinerario di Antonino, c'è anche questo, che pure gli antichi conoscevano che la strada migliore per andare da A a B è la linea retta. Ora, la linea retta per andare da Parma a Lucca
prendete la cartina, tirate una riga fra le due città e passiamo su Bismantova. Quindi questo è già un primo criterio. Poi questo criterio, è chiaro, era temperato dalle condizioni del territorio. Una delle condizioni territoriali era la presenza di acque. Queste strade venivano fatte, sì, tenendo conto che la via più breve è la linea retta, però su questa linea retta dovevano considerare se c'erano dei corsi d'acqua da attraversare. Anche un piccolo corso d'acqua, come poteva essere il Secchia al Cerreto, costituiva un problema molto grosso. Perché, ad esempio, la strada che va da Canossa, sale alla montagna, passa attraversa Casina, nel punto attuale dove c'è il centro di Casina. Perché lì non c'è nessuna acqua. Più a valle, verso nord, c'è il Tassobbio, il Crostolo, più a sud c'è il Tassobbio, e quindi il punto migliore per attraversare è quello. Da Traversetolo in su, da Roteglie in su, attraversare il Secchia non è un problema da poco. Quindi le strade dovevano scegliere un luogo, un attraversamento dove fosse possibile o costruire un ponte o costruire una gatta, cioè un passaggio, diciamo così, controllato e aiutato. C'è una gatta a gatta, questa gatta viene fuori solo quando il ponte è crollato. Prima non ci sono notizie. Che vuol dire che è crollato il ponte, si è cercato di fare un attraversamento aiutato, guidato, facendo delle roste, allargando la corrente d'acqua perché sia meno profonda e meno forte, in maniera da facilitare il passaggio con una fune, con un cavallo, con un mulo, non lo so, con un San Cristoforo sulle spalle. Il fatto però, ad esempio, che a Gatta San Bartolomeo, ci fosse l'unico ponte documentato prima del 1400, ha una sua significanza precisa. Non si fa un ponte di quella portata per una strada di nessun valore. È una strada regia, e la strada regia è controllata e mantenuta dalle grandi città che la tengono in comunicazione. La parte reggiana ovviamente tocca a Reggio. E quindi quando nel 1430 circa Don Martino di Carniana cerca di ricostruire l'arco crollato, si rivolge al comune di Reggio. Tocca a voi finanziarlo, dice. Poi probabilmente non riesce a rifinanziarlo e allora il ponte va gradualmente a crollare. Ma questo, un ponte di una strada resa, la presenza di una strada resa è una strada di grande collegamento. Questo è già una documentazione archivistica, oltre che archeologica, perché abbiamo le prove sul terreno. Se scaviamo di fronte a San Bartolomeo il letto del fiume, non so quanti metri, ma si è certi che si ritroverà qualcosa del vecchio ponte, che a Gatta è andato tutto sommerso, a Vetto un ponte a largo invece ha ancora dei residui visibili. Quindi le prove archeologiche ci sono, e come? Va bene, io chiuderei qui per questa sera, la ringraziamo per aver partecipato, per averci portato all'interno di questa tematica per noi nuova, vi ricordo i due prossimi appuntamenti dopo la pausa pasquale, quella del 12 di aprile con il professor Ugo Pellini e quelli del 19 di aprile con Ramona Ugoletti. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Arrivederci a tutti e grazie.